Buongiorno a tutti, oggi è il 16 di ottobre 2019. Svegliati Alessandria, ci troviamo qui di fronte all'ex struttura gelateria Cangiassi. Questi sono i giardini pubblici della stazione e volevamo così farvi vedere una situazione che abbiamo scoperto questa mattina girando per i giardini pubblici. Ciao Gianni innanzitutto. Ciao Fabio. Professore è già là sul luogo, un luogo che ci ha riservato così una scoperta, una sorpresa. Professore. A questo punto ci cascano proprio le braccia, perché è una lotta continua, una lotta impari. Allora, certamente la vita è una lotta e questi clandestini, questi personaggi che non hanno nessuna collocazione né sociale né all'interno appunto di strutture, si arrangiano come possono. In questo caso noi abbiamo un bene pubblico che è questo ex gelateria Cangiassi, vero Gianni? Che da anni è qui, che aspetta una sorte che gli dovrà essere destinata, come peraltro il Bar Marini e altre strutture. Qui evidentemente si presta ad essere comunque un naturale rifugio, come lo erano una volta le grotte, come lo erano i posti riparati, no? A livello di uomo che deve sopravvivere alle intemperie. Cavernicolo? No, certamente l'istinto è quello, cioè il riparo. Ecco che il nostro amico, i nostri amici hanno prima provato a dormire all'addiaccio, all'aperto, ma evidentemente all'aperto c'è tutto il problema della pioggia, del clima, eccetera. E quindi alla fine, piano piano, come dei topolini, si sono fatti una Hanno squarciato il telo, sfondato la porta hanno sfondato la porta di questo che era il il gabinetto gabinetto del del Cangiassi. Cangiassi. Un odore che vi lascio soltanto immaginare, e sono entrati qua dentro. Perché lì con i piedi cagavano. Quindi È le sarpe che puzzano di merda. No. Cosa dire a questo punto? Gianni, cosa Che non che c'è controllo. conclusione? Allora, cosa sono stati messi a fare i vigili urbani Nell'ex nell'ex acquedotto acquedotto, ma, e mandando via della bici. quelli della bici, se siamo sempre in queste condizioni qua? Ciò vuol dire che abbiamo una polizia municipale che non funziona. Questo, diciamo, è il dato locale. Io voglio in pochi minuti anche allargare la discussione. Allora, perché abbiamo questo incremento notevole di persone che vagano clandestini e senza dimora e apolidi che girano Perché e girano? sanno che nei luoghi pubblici che non esiste controllo. È Sì, semplice la cosa. no, questa è una risposta. La risposta, la radice, la sorgente se l'immigrazione incontrollata. La sorgente è solo quella, l'immigrazione incontrollata, che porta in Italia e solo quasi esclusivamente in Italia persone che poi non possono essere sostenute dalle strutture e dal nostro sistema.
e quindi si trovano a vagare per cercare di campare. Quindi sono un pericolo per se stessi, per la salute degli altri, per la sicurezza. Non l'hanno ancora capito e ci stanno ricascando. Non l'hanno ancora capito, se non nella misura in cui queste persone costituiscono un affare per chi li accoglie, chi li mantiene, chi li manda a raccogliere i pomodori a 2 euro l'ora. Invece è un disastro per tutti noi, per l'Italia, per i lavoratori che si vedono abbattere il costo, il costo del lavoro e le condizioni a causa di queste persone che si rendono disponibili. E poi abbiamo queste infamità, prima di tutto per loro che sono costretti a vivere come animali abbandonati, eccetera eccetera, e poi per tutti noi l'impoverimento della nostra società, la gabbia economica che si è stretta intorno all'Italia da parte della Prussia e della Francia, ed ecco il risultato. Tu cosa ne pensi, Gianni? Io penso che tutti quanti ci siamo dentro, sia la politica che anche la Chiesa, perché anche la Chiesa, secondo il loro stato di povertà, cerca di dare un aiuto, ma sbaglia. No, cerca di prendere un aiuto, perché è evidente che tutta questa situazione porta interessi e grossi guadagni a tutte queste opere fintamente caritatevoli, molte delle quali fanno capo alla Chiesa. Insomma, parliamoci chiaro, queste sono le... e noi ne dobbiamo subire le conseguenze. È chiaro che non si può stare dietro a situazioni così sempre, ogni giorno, quando ci sono decine e decine di persone che vagano anche solo in Alessandria. Cosa stavi dicendo? Volevo dirle solo una cosa, professore. No, allontaniamoci. Vai avanti, Gianni, un attimo, che qui c'è da prendersi qualche malattia. E più che condivisibile il suo pensiero, professore, tutto quanto. Io vorrei però mettere all'attenzione questa struttura qua. Ecco. Non si riesce a ricollocarla, non si riesce a dargli una destinazione, un'associazione. Cosa ne vogliamo fare? Lo vogliamo buttare giù? Cioè... No, a questo punto, non lo so. Visto che queste cose succedono perché sono abbandonate le strutture, che si diano a titolo gratuito, con l'unico onere della manutenzione, ad associazioni, a aggregazioni di cittadini, a club, a persone che possono, a società sportive, a persone, a cittadini che possono dedicare il loro tempo, certo, il loro denaro, certo, a mantenere in vita una struttura così, se no tanto vale che venga abbattuta. Allontanando il degrado e tutto quello che ne consegue. Tra l'altro siamo proprio a 20 metri dal tribunale, cioè non... tanto vale che venga abbattuta. A questo punto, cioè che si diano un po' una sveglia. Sì, comunque, Gianni, la situazione io la vedo molto, molto dura. Io molto, anche. Molto. Non solo per Alessandria... Ma è rappresentativa dell'Italia. Ma fino a che l'Italia è uno stato ricattabile da paesi oltre Mediterraneo, noi siamo sempre così. Sì, ma l'Italia si trova anche al centro di dinamiche europee per le quali è collocata ormai in posizione di servitù e di colonia. Ormai lo sanno tutti. Siamo coloni da una parte e dall'altra, e gli italiani non contano niente. I nostri politici non riescono, perché per problematiche interne, perché non riescono a far valere la voce del popolo italiano.
Ma questo è un discorso ampio. Mi ricollego a quello che ha detto lui. Devono decidere la collocazione di questo stabile. Io vorrei che entro questa primavera la situazione fosse risolta. E tu? Io vorrei anche questo, ma il comune che cosa ci guadagna? Te l'ho perché detto, il comune, mantiene in vita... Il comune vuole soldi, che non vuole gente che gli controlli questa struttura. No, forse non mi sono capito. Si punta alla manutenzione in vita di questa struttura, che comunque è un bene immobile di proprietà pubblica, ok? Allora, per lasciarlo così allo sbando, buttiamolo giù. Allora, ci sono due soluzioni: o lo butti giù e chiudi definitivamente il problema, o lo dai a titolo gratuito. Oppure a te... Ma non lo darà mai a titolo gratuito. Ma dico a titolo gratuito anche con un onere molto basso, figurativo, eccetera, eccetera, simbolico, con l'unica scopo della manutenzione ordinaria, dignitosa e anche straordinaria a carico di chi lo prende. Abbiamo un sacco di associazioni. Abbiamo tantissime società sportive che non hanno una sede, ok? Dilettantistiche, eccetera, eccetera. Ambientali, animaliste. Ambientali, culturali, che si faccia un centro polivalente, si divida in più locali. Insomma, le idee non mancano. Le proposte nemmeno. Va bene, a questo punto abbiamo fatto un video anche troppo lungo. Comunque, i nostri amici non lo vedranno fino in fondo. Il comune è troppo esoso. Che ti ricordi i bar Porcello, i bar Gervino, quanti soldi volevano? Va bene. Allora, ormai questa è una lezione che dovrebbe servire per il futuro. Vi lascio discutere dei vari problemi. Io faccio ancora una panoramica su questo. Un caro saluto. Salve professore, ciao Gianni. Ciao. Facciamo ancora una panoramica su questo schifo che... Qua. Allora, cerchiamo di risolvere anche questo problema qua. Va bene? Buona giornata a tutti. Sì, c'è anche qui un servizio igienico appartato, ma questa è una storia vecchia. Svegliati Alessandria, buona giornata a tutti.